ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Video Assaggi direttamente dalla Spagna, direttamente da Benidorm. Oggi voglio fare il video assaggi con voi, speciale perché non assaggeremo uno ma assaggeremo due cose buone qui per voi in diretta. Iniziamo subito per dirvi che vi assaggerò insieme a voi la Fanta Grape. Ora che mi viene in mente, che guardo bene, mi sa che questa l'ho già assaggiata, una Fanta all'uva o alla mora. Non vorrei che sia la stessa che avevo assaggiato qualche tempo fa, magari il video ve lo metto nella scheda appunto a fine video. Beh, nel caso, ragazzi, la riproviamo, però questa l'ho comprata qua in Spagna, l'altra l'avevo presa in Italia, però era cecoslovacca, mi pare, l'avevo pagato un botto, invece qua questo l'ho pagata neanche 80 centesimi. E questo è uno, la Fanta Grape, e poi andremo a assaggiare della Dulce Sol, la cagna zebra. Sì, è il nome fa ridere, è una, diciamo, una brioche ricoperta di cioccolato zebrata. Ho già la colina in bocca. Quindi iniziamo subito, prendo la mia lattina e facciamo la prova olfatto. Raga, ho solo raffreddato io o non sento niente? Odore niente, mi sa che sono raffreddato. Versiamo. Il colore è... Dall'esterno sa di... Non sento niente. Sì, un po'. Prego, di... assaggi. Sembra il vinello. Assaggi. Adesso glielo dico. No, bene. Cosa sa? No, sa di... è uva americana. Uva americana. Hai mangiato la uva americana? Sì. Ecco, senti, è uva americana. Allora, quella dolce. Dalla regia mi dicono che è uva americana. Per me è uva americana. Prova a sentire. Sentiamo. Sembra più... Sì, l'odore non si sente molto, però quando il sapore non è male. È acqua gasata con uva americana, perché è molta acqua gasata, Di Fanta non c'è. Di Fanta ce n'è una sola. Ragazzi, ha ragione. Mi sono... Ma c'ha ragione. È succo di uva americana con l'acqua gasata. Sì, non è male. E non è male neanche così a temperatura ambiente. Se piace. Diamogli un voto, dai. Aurora, che voto gli diamo da 1 a 5? 6, dai. 6? C'è di meglio, però è buono, ti lascia anche un buon sapore, senti. Quindi, è vero, c'è l'altro gusto molto, sì, molto, molto... Però è molto più acqua gasata, sporcata, infatti, di qualche... Sporcata, ecco. Sì. No, dai, diamo... Aurora ha dato voto 6, quindi dai, io anche un 6, anche io, un 6 più. 6 e mezzo, dai. 6 e mezzo per osare. Però secondo me, se questa la sgrasiamo e la mettiamo a congelare, vengono fuori ghiaccioli. Sì, verrebbe anche bene. Mi fanno anche ghiaccioli. Ghiacciolo frizzante, sì. O la granita. O la granita, non la lappa, è una cosa, una bunta. Quindi questo è promosso. Adesso, tutto per me, abbiamo la cagna zebra. Questi dolcetti qua li conoscevo già perché quando ero in... La cagna, perché è una cagna? Una canna? No, è zebra perché è fatta perché come... Perché è colorato zebra. Come la zebra. Però è una cagna. È una cagna. Una perra. Una perra, una cagna. Dicevo, questi dolcetti li conoscevo già perché quando ho abitato in Spagna nel 2015 vendevano questi dolcetti qua, che qua vanno a peso, nel senso voi comprate un, perché c'è un vasto assortimento di dolcetti di questa marca qua, Dulce Sol, pagnottine per intenderci, generale, e quindi assaggiamo. Questa mi ricordo che era buonissima, quindi io la riassaggio per voi. È un rotolino di pasta sfoglia ricoperto di cioccolato. Buono. Ci sono i vigoli.
Ah, è vero, chi vuole sapere, stasera a cena noi cineremo con i bigoli. Chi non lo sanno cosa sono i bigoli? Poi te lo faccio vedere. È un tipo di pasta, date qualcosa. Stai tranquillo. Questo video assaggio sta diventando metà serio, metà comico. Vabbè, ma ci piace, ma ci piace. Sì, è una versione nuova. È una versione nuova, ma ci piace. Sandra del mondo. Infatti, ci piace, ci piace. Dai, magna sta pagnottina, su. Magna la pagnottina e di com'è la pagnottina. Di cosa sa sta pagnottina? No, io adoro, ma non mi si vede, sai, se. Sa già, non sa di niente, di crema. Sa di crema? No, sopra sembra la particola. Vero? A me piace, dai un voto, da 1 a 5. No, ma 5 è poco. Ma è sufficiente 5. Non è da 1 a 10. Io faccio da 1 a 5. Ma sì. Dimmelo prima, ho dato 6. No, vabbè, è accettabile. Però è molto particola. Particola con crema e cioccolato. Ostia, come si suol dire. Sì, però vai, devi fare il beep. Il beep, eh. No, Ostia si può dire perché è anche la città. Quindi voto promossa? Sì, dai. Quindi un 5. Io darei un bel 5 più perché queste qua le divoravo. E le divoro ancora adesso. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Devo ancora un pochettino di Fanta all'uomo americano. Buona, buona, buona. Bene ragazzi, questo era il video assaggi speciale qui da Belen, dalla Spagna. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, seguitemi sempre nei miei social, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, attivate la campanella. Commentate, poi dovete commentare. Commentare, non sveglia. Dovete commentare. Commentare. E vi ricordo che... E se non vi è piaciuto lo stesso. Ecco. E non rompete i coglioni. Ecco. Doveva essere un video serio e siamo finiti malissimo. Comunque vi ricordo che questo video è stato sponsorizzato dalla Casa delle Foglie di Alicante in Cale Senfuego 18, Barrio di Santa Cruz, il locale. Da qui, miei amici, quindi andate a trovarli. Passa il logo sotto, vedete tutto in parte, ad andarci sono tutte le grafiche strane. Pim pim pim, la mafalda che salta fuori, pum 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 pum. Allora, mettiamo in chiaro una cosa. Allora, loro mi hanno sempre chiamato Dan. Ah, perché no, è Piros qui, è vero. Piro, e sono Piro. Però, ma chi l'ha inventato sto tutto? Io. Dan. Era mio, allora vi spiego. Ve lo spiego qui in questo video assaggio una volta per tutte. Allora. O lo facciamo a parte un video? No. No, nel video assaggio diciamo cos'è, sì, il dum dum. Cos'è il dum dum dum. Allora, regia, partiamo. Che cos'è il dun dun? Non è una malattia, eh? No. Tutto la no, perché dun 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 dun, anche rosso. Perché dun 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 din din don don, non si capisce più niente. Allora, gelato. Smettila, cazzo. Vedete, quando hai degli amici talmente pirli che ti fanno ridere, eccola, non li cambierei per nessuno, perché loro gli voglio un bene dell'anima. Ecco. Stavo dicendo. Questo è un video assaggio extra. No, devi aggiungere che c'è tanto extra, perché sì. C'è tanto extra, ovviamente, ma tanto lo metterò nel dove lo metti, lo metti, però. Quando il video. Basta metterlo da qualche parte. No, va bene. Vai avanti. Hai finito la brioche? No, non mi dire cosa il dodo, aspetta. Metti in bocca. Allora, il dun dun. Perché dun dun? Dun dun perché un. Dove io vai su. Mi fai parlare? No, vado a fare la pasta. Va. Allora, perché dun dun? Oddio. Perché dun dun? Perché un tempo io avevo il profilo Facebook e mi chiamavo Dan Dan. Allora loro mi hanno sempre chiamato Dan Dan. Però chi lo sa, il mio nome è Daniel. Però in YouTube mi faccio chiamare come Piros. Che sia chiaro per una volta per tutte. Comunque, ringrazio tutti per aver visto il video. Aurora, vuoi salutare? No, non ho capito da dove è arrivato sto dudu. Poi rivedi il video e lo sono andato di là. Dai, vieni a salutare gli amici. Allora, questo deve mangiarsi ancora la brioche, che non l'ha finita, quindi il video assaggio non è concluso. Prima si mangia la brioche, poi il video assaggio è concluso. Comunque questo sta di uva.
Questa sa di mettere in bocca. Oh. Ah, dai, su, tutta, tutta insieme. No? Ciao. Maglio il biocino, dai. Mando. No, la carta però, la carta facciamo un altro video assaggio. Quando è come mangiare la carta di plastica. No, come compostarla, si dice. Come compostare la plastica. Perché la plastica è bandita dal mondo. Non lo so. Video assaggio. Gigi. Salutiamo.